Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. In questa parte, dopo aver catturato i tre cani leggendari, esattamente, li abbiamo catturati tutti nello scorso episodio, quindi se ve lo siete persi andatevelo a rivedere. In questa parte andremo avanti, nella Route 42. Lui è il tizio che ci dà l'uovo. Eccolo qui, l'uovo Pokémon. E i più esperti di voi dell'anime sapranno cosa uscirà da quest'uovo. Però non voglio dirvelo io. Voglio che lo scopriate a vostra volta. Senza che ve lo dica. Quindi si va avanti lungo il percorso 42 dopo Marantopoli, dopo aver preso anche la medaglia d'Olivinopoli, vi faccio vedere. Abbiamo preso praticamente, c'è diciamo, anche solo due medaglie qui nella regione di Johto. Quindi si prosegue attraverso questo percorso. Avevamo già battuto, se ben ricordate. Ah, si schiude subito l'uovo. Va bene, è ovviamente truccato per schiudersi subito. Eccolo. Fampi. Esattamente, ora abbiamo un Fampi. Per avere questo Fampi ho lasciato giù momentaneamente Cyndaquil. Momentaneamente. Quando Pikachu sarà abbastanza forte, magari potrò lasciare direttamente giù Pikachu. O meglio, quando gli altri saranno abbastanza forti, potrei lasciare direttamente giù Pikachu, perché poi potremmo tranquillamente battere anche eventuali Team Rocket o altro con i Pokémon di Johto. Mentre andare ad affrontare i Team Rocket che ha tipo Pokémon al 40-45 con i Pokémon di Johto che erano a livello 20 sarebbe stato un po' un suicidio. Qui abbiamo già battuto questi due allenatori e possiamo proseguire da questa parte. Allora, nemmeno degli strumenti qui, niente. Qui sotto, nada. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, come sempre, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate, sia del video, sia di questa parte nell'anime, sia della serie in generale. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Qui non abbiamo altro. Abbiamo un po' di erba alta, cosa sempre gradita, e un'allenatrice. Lei può predire il tempo, il meteo. Beh, è una psichica effettivamente lei. Ed ha Xatu. Forse è la prima volta che vediamo Xatu. Usiamo Crunch, dovrebbe essere super efficace. E infatti un po' di danno se lo prende. Forse anche Shadow Claw è super efficace, anzi senza il forse è anche su Elo super efficace, vediamo se gli facciamo più danno o no. Sempre lo stesso tipo di danno. Ok. 37 per Totodile e Fampi inizia a prendere livelli ovviamente, grazie al condivido esperienza. Flail è flagello. E direi di insegnarglielo, sì. Non è affatto male. Al posto di Tackle, tanto abbiamo Takedown, insomma, quindi Tackle non lo useremo quasi mai. Eccolo come impara mosse il nostro Fampi. Ovviamente gli insegneremo Earthquake, subito. Allora, andiamo con Xatu. Lasciamo in campo il nostro Totodile ancora. E usiamo di nuovo Crunch. Ecco fatto. Il desiderio lo cura, peccato. Allora a questo punto mandiamo in campo Heracross. Ah, attenzione, forse potrei aver fatto una cazzata. Se è un attacco di tipo psico mi fa male, no? Ho usato ancora desiderio lui. Va bene. A questo punto un bel Pin Missile. No, fallisce. Dai, su. Basta curarti con desiderio, infame. Andiamo di Throat Chop. Super efficace, addio. Vai, Fampi che sale di livello. Natural Gift non ci interessa. Quindi no. Xatu, lasciamo perdere. E andiamo ancora con Heracross. Ok, Heracross è diventato davvero forte in realtà, eh. Ha la difesa pari a zero, questo bisogna dirlo. Però è forte, molto forte. Diamo una curata al nostro Totodile. Allora, dove sono le super pozioni? Dove sono le super pozioni? Eccole qui. Non le vedevo. Ok, una basta avanza. Qui abbiamo un avventuriero. Sì. Ci dice che è venuto qui dalla montagna. Appena è venuto qui dalla montagna. E in questa erba alta, tra l'altro, non sappiamo che potremmo incontrare. Magari Pokémon nuovi? Totodile però dovrebbe imparare una mossa d'acqua fisica.
Endure, non ci interessa Endure. Quindi via. Ok, abbiamo la Sandstorm. Geodude, no, puntiamo a lasciare il nostro Totorail. Fortunatamente questi con Surf li ammazza comunque. Mi sono un po' di esperienza gratuita per il nostro Totorail. Dugtrio. Questo non so se lo ammazziamo con un Surf, eh. Ok, buono. Buono, buono. Questo potrebbe valere anche un livello per Totorail. Esattamente. E un livello anche per Fempi. Niente, ci dice che è stanco. Niente, solo lui è stanco, ragazzi. In tutta Yoto solamente lui è stanco. Mettiamo avanti magari Pikachu per cercare dei Pokémon qui, che se sono abbastanza forti magari Nuzzle non li ammazza per paralizzarli. Allora, Execute ce l'abbiamo già, quindi fuggiamo. Via. Vediamo chi esce, eh. Proviamo tipo 3-4 volte e poi ce ne andiamo. Prime ce l'abbiamo già, quindi nada. Forza, forza. Un altro Primeape, ce l'abbiamo già, ovviamente. Via, ultima volta, ultimo tentativo. Vediamo. Aipom, bello, ma ce l'abbiamo già. Quindi, ultimissimo tentativo. Dai. Dai, 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 dai. Oh, un Kangaskhan, bello nuovo. Usiamo Nuzzle, non dovrebbe morire. Infatti, perfetto. Un'altra Nuzzle. Bella lì. E andiamo a provare a catturarlo, dai. Kangaskhan è un Pokémon che ci manca ancora dal Pokédex di Kanto, attenzione. No, dai, si è liberato. Basta che non faccia mosse che hanno recoil, che hanno danno da contraccolpo, perché... Prendi crepa. Dai, è su. Olè, perfetto. Piano piano il Pokédex di Kanto si completa. No, grazie, non gli diamo soprannome. E proseguiamo. Rimettiamo via Pikachu. Mettiamo davanti di nuovo... Beh sì, dai, Totorail. E in caso alliniamo anche Bailiff. Poi andiamo a dare magari delle MT al nostro Fempi. Quindi sicuramente Terremoto. Dove Earthquake qui. Anche se lo impara da solo, sicuro, eh. Sicuro lo impara da solo, però perché non farglielo imparare subito, dico io. Vai. Terremoto. Poi vediamo un po' se c'è qualcos'altro interessante che potremmo dargli. Oddio, non so cosa posso imparare. È vero, Toxic dobbiamo darlo alla nostra Bailiff in realtà. Eccola qua. Al posto di Poison Powder. Ecco fatto. E per il resto vediamo, eh. Non penso possa imparare Thunderbolt. Infatti, no. Ritorno potrebbe essere una buona mossa da dargli al posto di Takedown. Questo magari lo vediamo più avanti, quando si sarà affezionato un po' di più a noi. Shadow Ball non è male, da insegnare a qualcuno. Ah, Nocturne non gli avevamo imparato? Non gli avevamo insegnato Shadow Ball? Ah, forse no, perché non volevamo. Vero, vero. A Proark è stab, quindi fa pure più danno di Shadow Ball. Cioè, di base fa già più danno, in più è stab, quindi fa ancora più danno, non è niente male. Anche se poi lo locca a tre turni con a Proark dettagli. Psichico ovviamente glielo tengo, Volo glielo tengo perché è utile anche fuori dalla lotta. Ipnosi gliela tengo perché è utile per catturare la gente, quindi non insegno Shadow Ball. Peccato. Brick Break non penso possa impararlo, Fempi, infatti no. Ah, lo potrebbe imparare Pikachu però, attenzione, eh. Sapete che il mio Pikachu è fisico, lui. E potete togliergli Wild Charge, perché tanto ha Thunder Punch. Che è buono, che è molto buono. Quindi gli tolgo Wild Charge e gli do Brick Break. Lascia stare, va meglio, almeno ha un attacco di tipo diverso. Magnet Bomb. Forse Magnet Bomb può impararla, vediamo. Nope. Sludge Bomb non penso proprio. Infatti. Poi Air Assalto forse sì, lo posso imparare tutti Air Assalto. No, lui no, ok. Ci sta ovviamente, non possono impararlo davvero tutti. Allora. Forse Shadow Claw. Nope. Ixisor magari. Nemmeno.
Allora, sostituto, vabbè, non stiamo al competitivo, quindi sostituto facciamo pure a meno. Flash Cannon, vediamo chi può impararlo. Nessuno. Questo è per Forbecco. Tritartigli, vediamo se può imparare Tritartigli qualcuno. Nessuno. Shadow Punch, non penso proprio, Surf e Fly. Vabbè dai, qualcosina abbiamo insegnato. Andiamo avanti. Oh, Team Rocket! What are you doing here? Cosa stai facendo qui? We need to make you disappear before you interfere with Team Rocket's plans. Dobbiamo farti scomparire prima che tu interferisca di nuovo con i piani del Team Rocket. Colpitelo con tutto quello che avete, dice Meow. E anche Wobbuffet dice qualcosa, immagino. Allora, Arbok contro Totodile. Tipo veleno. Qua userò lacerazione. Arbok fa male, fa davvero male. Ecco perché ci serve comunque tenere Pikachu in squadra. Volendo forse Heracross con Terremoto potrebbe dire la sua. Però usiamo comunque Pikachu. Perfetto che non ce l'abbia avvelenato. E andiamo di Thunder Punch. Buono. Buonissimo, anzi. Victreebel, sì, cambiamo. Mandiamo Noctowl. Vai. Ho lasciato momentaneamente giù Cyndaquil, quindi non abbiamo una mossa di tipo fuoco da usare contro Victreebel, però posso usare Psichico. Vine Whip non ci fa assolutamente nulla, Psichico invece ti fa parecchio male. Vai, un altro bello Psichico. Perfetto. Oh, livello 41 per Noctowl e livello 23-24 per Fempi. Allora, Slam è pure peggio di Takedown, quindi no grazie. Weezing, sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Pikachu. Con un altro bel tuono pugno. Vai. Ah, lui resiste anche parecchio. E ci fa discretamente male con Fango. Fempi a livello 25, ottimo. E Wobbuffet. Wobbuffet è di tipo psico, se non ricordo male. Quindi volendo potremmo mandare Totodile. Vediamo se regge. Una battaglia contro Wobbuffet. O con un bel crunch. Niente. Non ha retto. A questo punto mandiamo Bailiff che deve tirarsi un po' su. Avremmo potuto mandare direttamente Fempi in realtà. Avremmo potuto mandarlo, eh sì. Usiamo ritorno. Minchia. Questo contrattacco fa male, eh. Fa davvero male. Ok, abbiamo battuto non senza difficoltà questa volta Team Rocket. Oddio, non so se Fempi di Ash si evolva. Per adesso glielo blocco, poi vado a controllare. Per adesso lo blocco, poi vado a controllare, eh. Allora, qui mi sa che non c'è un centro Pokémon, quindi torno indietro un secondo, ritorno qui con i Pokémon curati. Rieccoci qui sul percorso 43 dove ha anche iniziato a piovere. Allora, abbiamo Totodile davanti, vai, andiamo contro questa recluta del Team Rocket. I nostri piani non hanno niente a che fare con te. Oh, se lo dici tu, mi fido, per carità, Ashley. Però intanto io ho ben Totodile contro il tuo Houndoom, quindi vediamo chi ha ragione. Tra l'altro Totodile è sotto pioggia, ancora meglio. Vabbè dai, però, che palle. È in più flincia, cioè è in più tentenne, ragazzi, ma vi rendete conto della sfiga che ho avuto? Boh. Boh, ragazzi, no, qua bisogna sostituirlo. Bisogna manderei Fempi, della verità, ma mandiamo Noctowl. Fempi è ancora troppo debole. Quando arriva almeno a livello 30 posso poi mandarlo. E nel frattempo, tra l'altro, ho anche controllato e a quanto pare Ash non fa evolvere Fempi. A quanto pare, non ci sono state le ore a cercare. Il primo sito che mi è capitato sotto mano l'ho usato. Houndour, lasciamo ancora Noctowl. Ah, bello il danno di Noctowl. Vabbè, ma ragazzi, ma scusa, ma che culo hanno con le bruciature? Cioè, non capisco. Allora, lui manda Ariados. Con Ariados direi di cambiare e mandare
Ah, vorremmo andare Heracross, invece ho premuto B per sbaglio. Vabbè, dettaglio, usiamo psichico e via. Super efficace. Caduso sfuriate. Sì, divertente il fatto che stia bruciando sotto la pioggia. Ole. Vinto. Fempi non lo facciamo evolvere. E andiamo a curarci di nuovo i Pokémon, perché c'è senza ritornare al centro Pokémon, per carità. Bastano due super pozioni e due full heal. Però minchia ragazzi, c'è cioè, che culo. Va bene tutto, però. Due bruciature così, dal nulla. Vediamo un po' cosa c'è qui in giro. Un'altra recluta del Team Rocket. Che cosa sta facendo un ragazzo qua giù? Oh, che ti devo dire io, scusami. Io sto solo passeggiando in giro. Oh, che Fortress. Coleottero acciaio, un attacco di tipo fuoco lo manderebbe sulla luna, ma noi non ce l'abbiamo in questo momento. Allora, mandiamo Heracross. Lui usa Bide, boh, va bene. Quindi è pazienza, attenzione, dobbiamo tirarlo giù immediatamente, altrimenti ci rispedisce addosso un sacco di danno. Proviamo con Break Back, niente, ce l'ha rispedito. Oh, incredibile comunque. Veloce sto Fortress. Tempio il 27, ottimo. Electrode. Lasciamo il nostro Heracross. Sperando che Heracross sia più veloce e sperando che lo colpisca con Earthquake. Non è stato più veloce, l'ha colpito con Earthquake e per fortuna non è morto. Ok. Kadum, sì, Kadum. Mi dispiace Fempi, ma no, non posso farti evolvere. Allora, andiamo a curarci di nuovo il nostro Heracross. Un paio di super pozioni e via. Poi, da questa parte abbiamo altre due reclute del Team Rocket da affrontare insieme. Beh, affrontiamole. Bello! Nidoking e Nidoqueen. Allora, userò Surf su entrambi. E un bel Energy Ball su Nidoking. Che è peccato, fortunatamente hanno colpito quello contro cui non è molto efficace. Buono. Diminuisce la difesa speciale così che poi il Surf faccia pure più danno. Perfetto. Oh, tutti che salgono di livello. Allora, un altro Surf. Direi di farlo, sì. Così la Nidoking va giù. E nel frattempo direi di fare un Toxic su Pinsir, sperando che abbia effetto e che non sia anche tipo erba. Perfetto, effetto, bene. Altro Surf che Bailiff non subisce più di tanto. Vita al tiro, ok, fatto discretamente male. Loro mandano in campo Jinx. Allora, io cerco di fare un Crunch su Jinx, ma non so se siamo abbastanza veloci per farlo. E un Energy Ball su invece Pinsir. Niente. Bailiff è andato. Ok, il Crunch siamo riusciti a metterlo. Peccato che non sia morta Jinx, di pochissimo. Chi mandiamo ora? Ovviamente mandiamo Fempi, che si prenderà un botto di punti esperienza a caso. Vai. Switch in. E un bel Heracross. Vai. Allora, Fempi userà Earthquake, colpendo tutti, mentre Heracross andrà di Throat Chop su Pinsir. No, dai, me lo ammazzano? Ok, no, fortunatamente no. Riesce a tirare Terremoto e a farsi doppia Fempi. Bravo Fempi. Ok, Fempi si prende un bel po' di livelli. Ben tre livelli si è fatto in questa lotta, Fempi. Ottimo. Non facciamo evolvere Bailiff, non facciamo evolvere Fempi. E via. Qui c'era questo strumento che non abbiamo preso e anche un Pokémon selvatico. Vediamo se qualcuno di nuovo non ha un Weedle. Un patetico Weedle. Quindi prendiamoci questo Max Etere. Eteremax. Vediamo cosa c'è qui. Un'altra recluta, attenzione. Attenzione perché abbiamo due Pokémon morti. Ah, dai, con Noctowl e Heracross ce la dovremmo cavare comunque. Che
Get Lost. Ma vai a fanculo tu, scusami. Allora, Barry con Golbat. Beh, noi abbiamo Noctowl, siamo anche abbastanza fortunati in realtà. Psichico gli farà molto male. Oh, è pure più veloce di noi, Golbat. Aircutter, va bene. Discreto danno, ma niente di che. Livello 42 per il nostro Noctowl, ottimo. Raticate, sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Heracross. Ha una breccia pronta pronta per Raticate. Eccola qui, vai. Addio Raticate. Poi Zubat. Rimandiamo. Potremmo andare Fempi, no, troppo poca vita. L'avrei mandato se fosse stato full vita. A fare il rotolamento su Zubat. Però essendo così a poca vita non sarebbe morto probabilmente. Quindi mandiamo il nostro bel Noctowl con Psichico. E un altro Zubat, lasciamo Noctowl. Perfetto. E Fempi al 31. Bene così, non lo facciamo evolvere di nuovo. Mi spiace Fempi. Questo è l'episodio in cui non facciamo evolvere Pokémon, essenzialmente. Qui abbiamo battuto tutti, quindi. E direi che però per questo episodio è tutto. Nel prossimo andremo ancora più su e vedremo cosa c'è alla fine di questo percorso e cosa vuole fare il Team Rocket. Quindi io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di lasciare un bel mi piace se avete gradito il video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!